Ultimi istanti finali di partita tra Inter e Napoli. Per ora siamo sul punteggio di 1-1. Ma detto questo, like, iscrizione e campanella per questo video. Seguitemi sui social Instagram gerungamer-basso. Seguitemi su TikTok gerundogiuve. Seguitemi anche sul canale YouTube Gaming gerungamergaming. Detto ciò, Inter-Napoli 1-1. Siamo giunti al minuto numero 86. Una partita nella quale secondo me il risultato è anche abbastanza impronosticabile, cioè, o meglio, più che impronosticabile, era un risultato, secondo me, è un risultato sorprendente questo qua, perché il Napoli che viene a San Siro e per ora pareggia, per me è sorprendente. Poi, secondo me l'Inter sta facendo una stagione oltre le sue capacità, nel senso, sta overperformando in poche parole. Stava performando perché stava facendo una marea di punti. In campionato non perde dalla partita contro il Sassuolo di settembre e non pareggia dalla partita col Genoa. Nel 2024 solo una sconfitta, quella contro l'Atletico Madrid in Champions League. Mentre il Napoli, devo dire la verità, oggi mi sta sorprendendo. Mi sta sorprendendo perché mi aspetto una partita, non dico a senso unico, ma quasi dell'Inter. Invece no. Sicuramente il Napoli sta avendo una stagione fallimentare sotto tutti i punti di vista. Sta avendo una stagione fallimentare sotto tutti i punti di vista perché è scandaloso che non sei almeno tra le prime quattro se sei campione d'Italia. Perché la squadra campione d'Italia non può non arrivare in Champions League l'anno prossimo. Cioè, o proprio rivoluzione la rosa, oppure. O prendi un allenatore proprio giovane, giovane, giovane. Però, cioè, non è possibile, secondo me, non arrivare tra le prime quattro quando l'anno prima avevi vinto lo scudetto. Questo, secondo me, è il punto focale, ecco. Poi, l'Inter nel primo tempo gioca decisamente meglio. Cioè, non gioca un calcio incredibile, però, rispetto al Napoli, qualcosa crea almeno. Ci sono state due occasioni provvidenziali. Bravo Meretta a parare. Due tiri, comunque, pericolosi. Due tiri pericolosi dell'Inter con un cross dalla sinistra per Darmian, colpo di testa parata di Meret, lottato subito dopo, molto bravo Meret, e poi un tiro di Barella alto. Ci sono state altre occasioni non così importanti, eccetto il gol di cui poi parleremo, qualche tiro di Lautaro, un Inter che non è stata così brillante, però nonostante questo l'Inter segna il gol che va 1-0 proprio con Matteo Darmian, che secondo me è un calciatore sottovalutato sotto tutti i punti di vista. È veramente un bel giocatore che secondo me meriterebbe di giocare titolare sempre. Fateci caso che Inzaghi lo utilizza tante volte e non è una cosa scontata, non è assolutamente una cosa scontata. E l'Inter appunto segna con Darmian con un tiro su cui Meret può onestamente poco. Nel secondo tempo il Napoli viene pian piano fuori. Viene pian piano fuori con più palleggio, con più forse anche possesso palla, però non crea neanche così tanto, non crea neanche così tanto. L'Inter ha comunque qualche opportunità per chiuderla, per esempio penso all'occasione di Lautaro Martinez, uno contro uno, Meret para, però non è stata un'occasione provvidenziale, capito, no? Nel senso, perché comunque Lautaro non era difficile, cioè per Lautaro era anche abbastanza difficile segnare, capito un po'. Però abbiamo visto anche un Inzaghi molto nervoso oggi, così come con l'Atletico Madrid durante la gara. Però l'Inter ha praticamente vinto il campionato, cioè ci può stare una partita in cui non vinci. Siamo al minuto numero 89 con l'invio di Meret. E il Napoli ha sicuramente tanti rimpianti nella partita contro il Torino, perché pareggiarla per come si era messa è a tutti gli effetti un punto buttato. Però è anche vero che con Calzona qualcosa di diverso stiamo vedendo. Qualcosa di diverso stiamo vedendo. E dopo la sconfitta contro il Barcellona in Champions League, oggi il Napoli sta venendo a San Siro con un pareggio. L'Inter non aveva, contate che non aveva mai preso gol. Scusatemi, non sto proprio al 100%. Non aveva mai preso gol dal 70° minuto al 90° minuto. Oggi è la prima volta in stagione in Serie A che lo prende, quindi questo cosa vuol dire? Che l'Inter è la squadra che nei minuti finali non prende gol solitamente. Oggi è la prima volta in stagione che capitano. Mancano 2 minuti all'incirca di recupero. Osimhen comunque partiva dalla panchina ed era un'assenza pesante. Non che Osimhen stia facendo una stagione incredibile, per carità, ma sarà meglio di Raspadori. Che a me Raspadori piace veramente tanto come giocatore, però mettere
Raspadori unica punta, sinceramente non mi sembra tutta sta grande opzione. Mi sembra più un giocatore Raspadori che sia un po' il trequartista di turno, cioè mi sembra più un numero 10 che un numero 9, capito? E ora esce pure Kvaratskhelia per Lindstrom. Kvaratskhelia non una gran partita, però non ha neanche giocato così male. Fuori anche Politano per Siri Ngong, che torna dopo qualche partita per infortunio. Ricorderete, Ngong è sicuramente uno dei meno peggio del Napoli di quest'anno, fatemi dire. Però è un punto per il Napoli, me, non dico d'oro, ma quasi, perché venire a San Siro, andare a San Siro e pareggiare è tanta roba, è tanta roba. Poi vedremo se effettivamente sarà così o se l'Inter riuscirà a segnare, però non sembra, perché manca 1 minuto e mezzo e più il Napoli in questi minuti che sembra averne più, l'Inter sembra quasi spompata un po', però ci può stare con l'Atletico Madrid comunque sei uscito. E ci può stare che hai un calo fisico nella partita dopo, nella partita seguente. Già col Bologna aver vinto, secondo me è stata una vittoria molto molto importante, che sicuramente dà garanzie, che sicuramente dà garanzie. Per il resto io non ho molto da dire, seguiamoci questi ultimi minuti in live. Ripeto, era un risultato abbastanza, secondo me, non prevedibile, perché il Napoli aveva pure giocato martedì, aveva comunque un paio di assenze, e l'Inter sì, è vero, forse meritava qualcosa in più perché ha creato di più, però è vero anche che il Napoli non ha fatto una partita disastrosa, ed è importante non aver preso una goleata, è importante non essersi disuniti subito, perché se col Barcellona la partita è stata preparata malissimo in difesa, con l'Inter il Napoli ha difeso un po' meglio, sì, ha concesso un paio di occasioni, però alla fine non è stato un dominio nerazzurro per farvela in breve. Detto questo, fatemi sapere cosa pensate qui sotto nei commenti, noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao ragazzi, o forse domani, vediamo.